argentini dovevano essere in origine alternativi per fare da spalla a Ronaldo, ma in assenza di CR7 hanno dimostrato di sapersi amalgamare alla perfezione e di formare un duo scudetto. Dal nostro inviato Filippo Conticello, 24 novembre, 9:29, Bergamo. Un giorno, forse, Paulo Dybala potrà regalare a Cristiano la stessa carezza spedita ieri al compare argentino. Con Higuain mi intendo con uno sguardo. Siamo una bella coppia, ha ammiccato la Hoya dopo la rimonta all'Atalanta in HD. Un giorno, perché al momento il numero 10 preferisce scambiare palla e sorrisi col caro Pipita, amico di più lunga data. In partenza i due attaccanti sarebbero alternativi nel ruolo di spalla di Ronaldo, ma se miscelati insieme, diventano un cocktail perfetto. Separare gli ingredienti sembra quasi rischioso, anzi si può azzardare il sacrilegio. I viceré argentini rendono, per ora, più del re portoghese. La sfida della stagione di Dybala sarà, comunque, trovare con Ronaldo la stessa corrispondenza sensoriale mostrata con Higuain. Nell'attesa, la buonissima notizia per la signora è che il talento di Paolo è rifiorito pienamente. Non so che cosa sia cambiato rispetto all'anno passato, ma giocare più vicino alla porta aiuta, tutto parte da lì, ha messo il numero 10. E un pensiero finale, speriamo di ritrovare Ronaldo al 100%. Fosse anche al 99%, basterebbe lui a rasserenare la signora. Lui, assieme all'amico argentino. Copyright, riproduzione riservata Let's Block Out.